Action. Allora, iniziamo un secolo nuovo. Oggi iniziamo il 1300. Nel 1300 ci saranno un po' di eventi molto, molto negativi per l'Europa intera. Innanzitutto ci sarà una crisi economica senza precedenti, carestie infinite, ma l'evento che cambierà radicalmente la vita, no, di milioni di europei è la morte nera, la grande peste, a partire dal 1348. Quindi questo è insomma le parti essenziali di quello che vedremo in questo nuovo capitolo, iniziando il 1300. Partiamo subito. Qual è la primissima crisi che investe l'Europa? Sostanzialmente scarsità di cibo. Non c'era cibo da mangiare e le cause per le quali c'è scarsità di cibo sono tantissime. Facciamo un piccolo passo indietro. I secoli precedenti, i 2-3 secoli precedenti, no? Abbiamo visto a partire dall'anno 1000, c'era stata una sorta di, possiamo definirlo con un termine moderno, una specie di boom economico. Si erano migliorate moltissime le tecniche agricole, no? I signori investivano nell'agricoltura per migliorare le tecniche, per rassodare tutte quelle zone naturali, rurali che erano lì, no? Purtroppo dal 1300 le cose cambiano radicalmente. Si cessa di continuare ad operare con le opere di rassodamento, la terra non dà più quella quantità di frutti, di prodotti, come lo faceva in passato, quindi diventano molto poco fertili, la resa agricola era molto molto bassa, anche perché c'era carenza anche di letame. Perché c'era carenza di letame? Perché mancavano gli animali. E carenza di cibo significa anche aumento delle malattie. Se aumentano le malattie e la gente muore, aumenta il tasso di mortalità. E in questo clima di, no, indigenza totale, invece crolla il tasso della natalità. Quindi si è innescato una sorta di effetto domino. Seguitemi bene. Non si coltivano più i campi. La terra rende poco, quindi c'è una bassissima resa agricola. Non c'è cibo. Se non c'è cibo, la gente si ammala facilmente, no? È malnutrita. Se si ammala e muore facilmente, aumenta il tasso di mortalità. Ovviamente non nasce, non ci sono nascite, crolla il tasso di natalità. Inoltre, nella produzione mancava il letame perché mancavano gli animali. Quindi si è innescato questo effetto domino negativo. Ma l'evento che ha cambiato poi la vita in negativo è nel 1348, con l'arrivo della peste in Europa. Oggi la scienza ci ha raccontato quali sono state le motivazioni per le quali si è diffusa la peste, no? La peste chi l'ha portata? Come si trasmetteva agli uomini? Sostanzialmente c'era un parassita del ratto nero, che poi infettava anche gli esseri umani, quindi passava dal topo all'uomo, questo salto, no? E difatti chi ha portato però in Europa questi topi malati di peste? Sono stati i mongoli, già quando abbiamo parlato delle crociate, no? La grande paura, che erano arrivati a cingere l'Europa fino all'odierna Ucraina, quindi a due passi da noi. Ma soprattutto nei secoli precedenti si erano intensificati in modo considerevole tutti gli scambi commerciali con l'Asia. Le nostre compagnie marinare, no? Venezia, Pisa, Genova, erano diventate ricche grazie e soprattutto a questi scambi. Quindi ripetiamo, i motivi della peste: i mongoli, che erano arrivati, no, a cingere la Crimea, l'attuale Ucraina. Pensate che
i mongoli, per conquistare una roccaforte di Genova, a Jaffa, ha catapultato all'interno della città dei cadaveri infettati con la peste. Altra motivazione, gli scambi commerciali aumentati esponenzialmente con tutti quei territori asiatici. Quindi ciò che aveva fatto la fortuna delle compagnie commerciali, dei commerci, era stato anche il motivo di diffusione della peste. Quindi croce e delizia. Il problema è che c'erano anche delle usanze, dei costumi che hanno favorito il diffondersi della peste. Le condizioni igieniche pessime, il fatto di tenersi addosso gli stessi vestiti giorno e notte, non si conoscevano i meccanismi, no, di diffusione di una malattia. Quindi tutti erano impreparati a questo mostro invisibile, no? Cosa hanno fatto le autorità pubbliche, i comuni, le città? Hanno fatto quel che potevano. Hanno messo in quarantena i malati e i loro familiari. Divieto di assembramento per funerali, messe, eccetera, eccetera. Vi ricorda qualcosa? Covid, no? E quali erano le teorie secondo le quali la peste si era diffusa così velocemente in tutta Europa? La teoria più accreditata era che si respirava qualcosa in decomposizione e quindi tu venivi infettato da questo virus, da questo batterio della peste. Altre supposizioni ovviamente andavano a indicare Dio come responsabile, no? Quindi un castigo divino, ma ben presto si troverà invece un capro espiatorio, che saranno gli ebrei. Quindi gli ebrei saranno, come vedremo a breve, saranno coloro che saranno ritenuti i responsabili della diffusione della peste. Quando la peste è arrivata in Europa, ha trovato, ragazzi, l'habitat naturale, no? Che abbiamo detto all'inizio lezione, la gente malnutrita e debole, difese immunitarie bassissime, ha trovato terreno fertile per attecchire. Come si manifestava la peste? Febbre, vomito, la dissenteria, le macchie nere, ingrossavano i linfonodi. E nel giro di pochissimi giorni morivi. La peste bubbonica, no? Le macchie nere. Quindi la peste bubbonica, no? No, anche loro ce l'avevano. Anche loro morivano. Certo. Loro è un po' come quello che è successo in Cina. Lì ce l'avevano e l'hanno portato qui. Il meccanismo è uguale. Ok. Loro dovevano conquistare, no? Allora, delle stime, ragazzi, da parte degli studiosi ipotizzano una diminuzione in tutta Europa tra il 40 e il 50% di tutta la popolazione falcidiata dalla peste. E dicevo, dopo le varie supposizioni, no? Che si prendeva questa peste grazie a questo respirare materiale organico in decomposizione, oppure il castigo divino, vengono additati come responsabili gli ebrei. Comincia a diffondersi nei comuni, nelle città, in tutta Europa, che l'ebreo è colui che ha avvelenato i pozzi, no? Volontariamente per sabotare tutti i regni cristiani. E all'inizio della diffusione della malattia, molti medici avevano fatto degli appelli dicendo: ma guardate che non è possibile che siano loro i responsabili, perché loro si ammalano e muoiono come tutti gli altri. In ogni caso c'è questa sorta di isteria collettiva e gli ebrei vengono additati come responsabili di avvelenare pozzi, di diffondere la peste, di essere gli untori di questa peste. Qual era quindi, parallelamente, no? Al diffondersi della peste si diffonde questo spirito antisemita. Che cos'è l'antisemitismo? L'antisemitismo è questa avversione nei confronti degli ebrei, sia come violenza fisica, ma sia come avversione dal punto di vista sociale e politico. Perché vi dico anche avversione dal punto di vista sociale e politico? Perché gli ebrei prima partecipavano alle vicende politiche in Europa. Ad esempio, fin tanto che ci furono i musulmani in Spagna, gli ebrei
avevano ruoli di primo piano nelle vicende politiche spagnole. La cosa si complicò con l'affermarsi della cristianità in generale, per diversi motivi. Primo motivo, perché gli ebrei non volevano riconvertirsi al cristianesimo. Quindi non venivano visti di buon occhio dal punto di vista religioso. E dal punto di vista invece politico e sociale, gli ebrei, se anche non partecipavano comunque alla vita religiosa in quanto ebrei, e venivano esclusi comunque dalla vita politica in quanto ebrei, partecipavano lo stesso alla vita economica delle città, dei comuni, perché erano bravi artigiani, perché erano bravi commercianti, venivano additati come coloro che avevano ucciso Gesù, però dimenticandosi che anche Gesù era ebreo, no? Cioè, un po' una sorta di violenza fai da te a uso e consumo. E soprattutto gli ebrei, essendo anche abili mercanti, artigiani ricchi, prestavano soldi a interesse, quindi prestavano soldi facendosi pagare l'interesse. E questa cosa, nella pratica, nella visione cristiana, non era ben vista. Quindi ci si convinse che l'ebreo, gli ebrei, fossero la causa responsabile della diffusione della peste e cominciarono, no, a essere ghettizzati, il ghetto ebreo di Roma. E cominciarono a essere perpetuate tutta una serie di violenze contro gli ebrei. Quali fu la prima violenza contro gli ebrei? Ne abbiamo discusso. Chi se lo ricorda? Durante la prima crociata nel 1096, no? Sulla strada della Terra Santa, a Magonza, a Worms, i villaggi ebrei furono praticamente tutti trucidati. Quindi l'ebreo diventa il capro espiatorio, l'ebreo viene visto colui che avvelena i pozzi, le acque, tutto, per uccidere e decimare la cristianità. Ok?